Action. Lezione dedicata ad Agostino dopo aver visto la creazione dal nulla del mondo, delle cose. Oggi affrontiamo la creazione del tempo. Vediamo Agostino come ci racconterà, come ci spiegherà, secondo la sua visione, perché Dio assieme al mondo ha creato anche il tempo. Quindi il tempo è una creazione di Dio per Agostino. Partiamo subito. Qual è lo spunto che Agostino utilizza per raccontarci che Dio crea anche il tempo? Un passo, un versetto della Bibbia, quel versetto della Bibbia che ci racconta: in principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi la narrazione agostiniana sulla creazione del tempo partirà da questo versetto della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. La domanda, anzi, meglio, le domande che scaturiscono sull'osservare in principio Dio creò il cielo e la terra sono differenti, sono diverse. Facciamoci un po' di domande e cerchiamo di dare un po' di risposte. Che cosa significa in principio? Significa che c'è un momento zero dal quale Dio crea il mondo e il tempo? Cioè, da quel principio citato nella Bibbia, da quell'istante in cui Dio ha creato il cielo e la terra, è lì che è stato creato il tempo? No? Domanda lecita. Se questo è il momento zero in cui Dio crea il creato e il tempo, da qui parte il tempo e il creato. Ma se fosse così, significa, implicherebbe che Dio, nella sua immutabilità, ha cambiato qualcosa, cioè ha sentito la necessità di creare il mondo e il tempo. E perché, se Dio è l'essere immutabile, qualcosa è cambiato nella sua volontà e quindi ha sentito l'esigenza di creare il mondo e il tempo? Quindi possiamo, non so, ipotizzare che nella sua immutabilità Dio ha cambiato qualcosa, sentendo la necessità quindi di creare il mondo e il tempo? Deve rispondere alla domanda perché. Sì, cerchiamo di rispondere a queste domande, no? Cosa significa il principio? In principio Dio creò il cielo e la terra. E se da quel momento in cui effettivamente Dio ha creato il cielo, la terra, il tempo, il creato, considerato che Dio è l'essere immutabile, no? Eterno, ha tutti gli attributi che abbiamo visto, significa che nella sua immutabilità la sua volontà è cambiata. Ha sentito la necessità di creare qualcosa. Perché? Cerchiamo di capire. La domanda che si pone Agostino è: se questo è il principio, quindi da questo momento in poi parte la creazione del cielo e della terra, ma se da questo momento parte anche il tempo, allora Agostino ci dice, ci racconta, che è inutile chiedersi quello che faceva Dio prima della creazione del tempo e del creato. Perché? Perché se fosse così, allora non esiste un prima. Se questo, guardatemi un attimo, se questo è il tempo zero da cui tutto parte, prima c'è un'altra dimensione in cui il tempo non esiste. Allora per Agostino è inutile chiedersi, domandarsi, cosa faceva Dio prima di creare il tempo? Giocava a carte, andava a pesca, stava sui social, andava a fare jogging? È inutile, perché prima il tempo non esisteva. Quindi quello che faceva Dio prima della creazione del tempo è inutile chiederselo, domandarselo, perché il tempo non esisteva. Chiaro? Chiaro, ragazzi? Sì. Ripeto ancora una volta.
Le domande che ruotano attorno a in principio Dio creò il cielo e la terra sono diverse. Cosa si intende effettivamente per principio? E se Dio ha creato da questo principio in poi, significa che questo principio è il momento esatto durante il quale Dio ha creato il tempo e il mondo intorno a noi? Ma soprattutto Dio, si domanda Agostino, cosa faceva prima di questa creazione? E la risposta a questa domanda sta: se Dio ha creato qui il tempo, in questo istante perfetto, da qui in poi, chiedersi cosa facesse Dio è totalmente inutile, perché non esisteva il tempo. Chiaro? Ricaviamo una questione molto importante. Esistono due dimensioni. Esiste la dimensione del tempo, che parte da quel principio, no, citato nella Bibbia, e poi c'è l'eternità. L'eternità è la dimensione a cui appartiene Dio. Se qui è il tempo, guardatemi un attimo, se qui è il tempo, da qui parte il tempo e il creato. Dio sta in questa dimensione che è l'eternità. L'eternità non prevede il mutamento. Fede, tutto bene? Puoi uscire? L'eternità non prevede il mutamento. L'eternità è immutabilità. Quando Dio ha creato, il tempo è tutto, il creato, si è creato il tempo, quindi siamo in una dimensione temporale in cui c'è la mutabilità delle cose. Eternità, nulla cambia, tutto eterno, tutto stabile, tutto statico. Creazione del tempo e delle cose, parte il tempo, dimensione di mutabilità. Dimmi, Giovanni. Quindi già prima del momento zero c'era l'eternità. Certo, esattamente. Non esisteva il tempo. Essendo Dio, no? Entità, sostanza, semplice, increata, autosufficiente, vive in una condizione di immutabilità. Quando ha creato il tempo e le cose, si è creata una nuova dimensione, quindi il mondo è calato, no? Nello spazio e nel tempo. Vi ricordate quando abbiamo dato la definizione di sostanza? Che Dio definisce le sostanze tutto sostanza, ma ci sono quelle materiali, la gerarchia, e quelle spaziali e temporali. Quindi Dio appartiene alla sostanza, a quelle sostanze che sono collocate in una dimensione spaziale e atemporale, che è l'eternità. Se potessimo fare una sorta di proporzione matematica, Dio sta alla eternità, quindi alla immutabilità, come le cose stanno alla mutabilità, al tempo. Quindi Dio sta all'eternità come le cose stanno al tempo. Chiaro questa parte? Vediamo come arriva a questa conclusione Agostino. È un percorso, un ragionamento che parte da una critica a dei studiosi, a dei filosofi platonici, soprattutto nei confronti del filosofo platonico, Origene. Origene è un filosofo platonico vissuto nel secondo secolo dopo Cristo. Questi filosofi platonici avevano una visione del mondo, intesa come origine del mondo, un po' particolare. Per conciliare l'eternità del mondo con l'idea della creazione, affermavano che il mondo è esistito perché è sempre esistito il suo creatore. Quindi il mondo è esistito perché è sempre esistito il suo creatore. I filosofi platonici, tra cui Origene, avevano un'idea, una visione circa la creazione del mondo e l'eternità del mondo e sostenevano che il mondo è sempre esistito perché è sempre esistito il suo creatore, cioè Dio.
C'è un problema, Agostino, molto importante. Mettere sullo stesso piano Dio e il mondo, la causa e l'effetto, significa che la causa creatrice non è anteriore al mondo. Giusto? Se i platonici dicono il mondo è sempre esistito perché è esistito Dio, significa che la causa creatrice non è anteriore, antecedente alla creazione del mondo. Giusto? Questo dice questo dicono i platonici. E Agostino dice, c'è questo problema. Se noi affrontiamo la visione del mondo secondo i platonici, significherebbe dire che Dio non è antecedente al mondo, ma che Dio, che il mondo è sempre esistito perché è esistito Dio. E qual è il problema? Il problema consiste che se fosse vero così, per assurdo, allora Dio sarebbe superiore al mondo solo dal punto di vista ontologico. Abbiamo visto cos'è l'ontologia l'altra volta, no? Quindi Dio, rispetto al creato, al mondo, considerato la l'esistenza per entrambi da sempre, significa che Dio, rispetto al mondo, è solo superiore ontologicamente. Giusto? È contraddittorio, afferma Agostino. Perché è contraddittorio? C'è un aspetto fondamentale. Qual è la caratteristica di Dio? Che Dio è eterno, è immutabile. Il mondo, invece, è mutabile. E dire che il mondo è sempre esistito come Dio non può essere così, perché il mondo è soggetto al cambiamento. Per farci capire questo passaggio, poi Vale, li spiego, eh? Per farci capire questo passaggio, Agostino dice, poniamo il caso che il mondo è sempre esistito, quindi è esistito sempre in un tempo infinito al contrario, all'indietro, ok? Agostino dice, supponiamo per assurdo che il mondo è sempre esistito così come è sempre esistito Dio. Tenete però sempre a mente che Dio è eterno, immutabile. Agostino dice, se il mondo è sempre esistito come Dio, quindi significa che è calato in una condizione temporale infinita all'indietro, ok? Se il mondo è qui adesso ed è sempre esistito, significa che il tempo prima di lui è infinito, ok? Ma da questo punto ad andare indietro all'infinito, comunque il mondo è stato soggetto al cambiamento, quindi appartiene sempre a una dimensione di mutabilità, mentre Dio appartiene a una dimensione eterna di immutabilità. Vi faccio un esempio pratico. Qui è lo spartiacque tra l'eternità di Dio e qui invece è il tempo, ok? Qui, da questa parte, Dio è eterno, immutabile, statico, tutto non cambia, ok? La volontà è perfettamente immutabile. Da qui invece, da questo momento in poi, inizia il tempo. Visto e considerato che i platonici dicevano che il mondo è sempre esistito perché è sempre esistito Dio, significherebbe allora affermare che Dio è solo ontologicamente superiore al mondo. Però Agostino dice, attenzione, se fosse così vero per assurdo ci sarebbe un problema. Perché? Ammettiamo che il mondo è calato in una dimensione di tempo infinito all'indietro. Se anche fosse così, significherebbe comunque che in questo tempo infinito il mondo è stato soggetto a un mutamento, a un cambiamento, mentre Dio è l'essere immutabile. Vi leggo proprio una riga tratta dalle confessioni. Non vi è un tempo eterno con te, perché tu sei stabile, mentre un tempo che fosse stabile non sarebbe eterno. Il tempo, in quanto tempo, è qualcosa di fluido, che fugge, scorre, fa cambiare le cose, muta. L'eternità, invece, è qualcosa di statico, di stabile, di immutabile. Per Agostino,
La dimensione eternità è superiore alla dimensione tempo. C'è un primato dell'eternità sul tempo. E siccome Dio appartiene all'eternità, allora Dio è superiore anche alle cose che sono calate in una dimensione temporale. Ripeto ancora una volta, Ripeto ancora una volta. Chi non ce l'ha chiaro questa cosa? Ripeto. Agostino, per arrivare a questa conclusione, deve smentire un'ipotesi sulla esistenza del mondo, sulla creazione del mondo e del tempo, da parte di alcuni filosofi platonici del secondo secolo dopo Cristo, tra cui l'elemento di spicco era Origene. Cosa affermava Origene? Origene diceva che il mondo è sempre esistito perché è sempre esistito il tempo. Scusate, è sempre esistito Dio, ok? Se fosse così, se mettiamo però sullo stesso piano Dio e il tempo, e il mondo, implicherebbe dire che Dio, rispetto al mondo, è solo superiore dal punto di vista ontologico, dal punto di vista della sostanza, dal punto di vista dell'essere. Per smentire questa ipotesi, cosa dice Agostino? Allora, supponiamo che il mondo sia sempre esistito. Dire che è sempre esistito implicherebbe dire che è calato in una dimensione di tempo infinita. Cioè, se qui è il mondo oggi, se questo è il mondo oggi, ed è sempre esistito, significa che il tempo prima del mondo è infinito, no? Ma questo essere infinito, al contrario, all'indietro, comunque ha comportato dei cambiamenti delle cose del mondo, giusto? 1000 anni fa, 2000 anni fa, 2 miliardi di anni fa, 2 miliardi di milioni di anni fa, ok? Qual è il problema? È che Dio appartiene a una dimensione che è l'eternità, che presuppone come condizione necessaria l'immutabilità. Se il mondo invece è anche calato in una dimensione di tempo infinito, comunque è cambiato. Se questa è l'eternità, qui, Dio in questa dimensione non è mai cambiato. Se questo invece è il tempo ed è anche infinito, il mondo comunque è cambiato. È stato soggetto al cambiamento, al mutamento, alla fluidità delle cose che periscono, che cambiano. Quindi affermare che il mondo è sempre esistito perché è sempre esistito Dio, per Agostino è sbagliato. Non può essere così. Il tempo, dice in queste due righe, mentre un tempo che fosse stabile non sarebbe tempo. Cioè, se un tempo fosse l'eternità non sarebbe tempo, perché nell'eternità, vi ricordate anche Plotino, diceva che l'anima, nel momento in cui crea, no? È tutto istantaneo. E anche lì creava il tempo l'anima, no? Cioè, creava il tempo contestualmente alle cose, perché c'era un prima e un dopo. Però nel mondo intelligibile era tutto nello stesso istante. Mentre nell'eternità agostiniana non c'è il concetto di tempo, non c'è il concetto di mutevolezza. Dio appartiene all'eternità, che è qualcosa di statico, immutabile, le cose appartengono al tempo, che è una condizione di mutamento continuo. Più chiaro? Così? Poi, ragazzi, alla fine facciamo una discussione e cerchiamo di... Vado? Andiamo avanti? Allora, c'è un problema, dice Agostino. Qual è lo strumento di misurazione del tempo? L'orologio? Il cronometro? Vediamo come per Agostino si misura il tempo. Il tempo, per Agostino, è fatto di 3 elementi, no? Un passato, che non c'è più. Un futuro, che non c'è, ma ci sarà. Un presente che semplicemente è un susseguirsi di istanti infinitesimali. Come noi cataloghiamo, fissiamo e diciamo che questo tempo è passato e questo tempo è futuro? In base
ha una nostra percezione di questi istanti presenti più o meno lunghi. Dimmi Giovanni. Ma certo, il presente è un susseguirsi di istanti, uno dietro l'altro, istanti brevissimi, infinitesimali, no? Il presente altro non sono che istanti che vanno avanti all'infinito. Il futuro è qualcosa che non c'è, ma che ci sarà. Il passato è qualcosa che c'è stato. Agostino dice, come noi, come facciamo ad avere questa percezione del tempo? Semplicemente andando a catalogare questi istanti, rendendoli un po' più brevi, un po' più ampi, quindi mettendoli nel passato, mentre il futuro è una sorta di attesa per le cose che saranno, per le cose che verranno. Ripeto, non è ancora questo lo strumento, vi sto un attimino preparando. Il tempo è una dimensione non permanente, costituita da un passato che non c'è, che c'è stato, scusate, da un futuro che ci sarà e da un presente che sono un susseguirsi di istanti uno dietro l'altro. Come facciamo ad avere noi la percezione del passato, secondo voi? Con la me? Con la memoria. Come facciamo ad avere noi la percezione del futuro? Aspettiamo che le cose succederanno. Aspettiamo giugno, così finirà la scuola. Aspettiamo luglio, così potrò andare a mare. Quindi il futuro diventa attesa per le cose future. Il passato diventa memoria delle cose passate. Il futuro diventa attesa per le cose future. E il presente, visto e considerato che sono attimi piccoli che si susseguono, diventa attenzione per le cose presenti. Ripeto, il tempo per Agostino è passato, che non c'è più, presente, che è attenzione per le cose presenti, questo susseguirsi di attimi, e futuro, che è qualcosa che ancora deve succedere. Agostino dice che noi il passato ce lo ricordiamo come memoria delle cose passate, il futuro come attesa per le cose che verranno, il presente come attenzione per le cose che stanno succedendo ora. Qual è lo strumento attraverso il quale noi misuriamo passato, presente e futuro? È l'anima. L'anima. L'anima diventa per Agostino, ragazzi, lo strumento attraverso il quale noi abbiamo la percezione del passato inteso come memoria delle cose passate, abbiamo la percezione del futuro inteso come attesa per le cose future e abbiamo la percezione del presente come attenzione per le cose presenti. Dice Agostino testualmente, il tempo diventa una distensione dell'anima. Il tempo è la distensione dell'anima, perché grazie alla memoria, all'attesa e all'attenzione, noi riusciamo ad avere la percezione del passato, del presente e del futuro. Ripeto, il tempo per Agostino diventa distensione dell'anima, perché grazie all'attenzione per le cose future, alla memoria delle cose passate e all'attesa, scusate, ho sbagliato, grazie alla memoria delle cose passate, all'attenzione per le cose presenti e all'attesa per le cose future, abbiamo proprio la percezione di passato, presente e futuro. Per Agostino è sempre importante quell'interiorità, quindi il tempo non è qualcosa di esterno a noi, il tempo diventa sempre un guardarsi dentro. Il viaggio interiore di Agostino, come metafora, dentro e fuori, viene anche inglobato nella percezione del tempo, perché l'anima diventa lo strumento attraverso il quale noi percepiamo il tempo
e l'anima è dentro di noi, e quindi per avere la percezione del tempo, altro non è che guardarsi dentro. Chiaro? Quindi diventa l'anima, il tempo, distensione dell'anima, inteso come distensione della vita interiore, come un guardarsi ancora una volta internamente. Quindi ritorna anche per la percezione del tempo quel viaggio interiore di cui abbiamo sempre, sempre argomentato su Agostino.